Roma, summit con il Lille per CLIK. Nuovo summit tra Roma e Lille per il terzino destro turco Zeki Çelik. Lo riferisce Sky Sport. Resta ancora distanza tra la richiesta del club francese 8 milioni e l'offerta del club giallorosso, che si è fermato a 6. Zanetti su Dybala, Lintr ha fiducia negli argentini. Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale argentino Doble Amarilla su Di Sports Radio. Sì, se ne sta parlando di Dybala, è un grande giocatore e sicuramente rappresenterà l'Argentina ai mondiali. Ammiro Paolo e gli auguro il meglio per la sua carriera. L'Inter si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Perché ciò significa che gli argentini valgono. Penso a Lautaro, Correa. Il club ha fiducia negli argentini. HOFFENHEIM, trattativa in corso per GNONTO. Il gioiello dello Zurigo e della nazionale italiana fa gola a chiunque, una delle squadre più convinte sulle qualità del giocatore è l'Hoffenheim. Secondo Gianluca Di Marzio, il club tedesco ha avviato la trattativa con lo Zurigo, anche se la bottega degli svizzeri è carissima. L'incentivo al trasferimento potrebbe essere l'allenatore di Gnonto, André Breitenreiter, che questa estate passerà dalla panchina dello Zurigo a quella dell'Hoffenheim. Atalanta, Gasp valuta OKOLI per il post Demiral. Il mancato riscatto di Meri Demiral obbliga la Dea a correre ai ripari, senza il turco, il reparto arretrato rimarrebbe sguarnito. Gasperini, prima di dare il via libera per la missione di mercato, vuole valutare le risorse già a disposizione. Come scrive Tutto Mercato Web, Caleb Okoli, che quest'oggi ha centrato la qualificazione all'Europeo Under 21, verrà testato in ritiro. TORRIRA, addio Fiorentina, qualcuno si è comportato male. Il messaggio d'addio di Torreira, dopo lo stop alla trattativa con i Gunners per riportarlo a Firenze, non si è fatto attendere. Cari tifosi della Fiorentina, purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con la Fiorentina si interrompe. Un club e persone che mi hanno dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall'inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi hanno sempre mostrato affetto, rispetto e per questo gli sarò sempre grato. Olivera, Napoli, arrivo il 4 luglio. In un'intervista rilasciata a Sport 890, il nuovo acquisto del Napoli Matias Olivera ha parlato del suo recente infortunio. Fortunatamente per l'uruguaiano, il ginocchio ha subito solamente una distorsione e potrà aggregarsi alla squadra di Spalletti dopo un breve periodo di recupero. Verona, DS Marroccu, Carboni ci piace. Carboni è un nome che ci piace e continueremo a lavorare per chiudere. Così il DS del Verona Marroccu all'uscita dalla sede dell'Inter, stiamo solo parlando, è ancora presto, ha aggiunto. Venezia, esercitata l'OPZIONE per il rinnovo di Aramu. Dal club arancionero-verde è arrivata l'ufficialità, per Mattia Aramu è stata esercitata l'opzione del prolungamento di contratto fino alla stagione 2023-2024, che sarà propedeutica a un'imminente cessione. Aramu è infatti vicino al trasferimento nell'Empoli di Zanetti. Il 27enne ha realizzato 7 gol e 5 assist la passata stagione, affermandosi come una delle poche note positive per il Venezia. Bologna, Di Vaio è il nuovo DS. Il Bologna FC 1909 comunica che Marco Di Vaio è il nuovo direttore sportivo, collaborerà alla gestione dell'area tecnica con il nuovo responsabile Giovanni Sartori. L'ex bomber era club manager dal 2015 e in seguito anche responsabile dello scouting.
Bayern, terza offerta per Mané, 40 milioni. Il Bayern Monaco insiste per Sadio Mané ed è pronto a far pervenire una terza offerta al Liverpool. Il club tedesco, che ha già trovato l'accordo con il bomber senegalese sulla base di un contratto triennale, offrirà nelle prossime ore 40 milioni di euro. Lo riporta la Bild. Roma, Sfumaroca, accordo con Leeds. Nelle ultime ore sono stati registrati passi avanti tra Bayern Monaco e Leeds United per la cessione a titolo definitivo di Mark Rocca. Sky Deutschland lo conferma, il centrocampista volerà in Inghilterra per una cifra attorno agli 11 milioni di euro. Negli scorsi giorni il suo nome era stato proposto alla Roma, ma non si era concluso nulla. DALLARGENTINA, tutto fatto per LARRIVO di Dybala. Paulo Dybala è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo annunciano dall'Argentina. Secondo Cesar Merlo di Tipsport, l'ex Juve avrebbe già accettato il quadriennale propostogli dalla dirigenza nerazzurra. Resta da limare qualche piccolo dettaglio, che però non metterà a rischio la chiusura dell'affare, dopodiché verranno fissate le visite mediche e l'argentino potrà mettere tutto nero su bianco. Manchester United, offerta a Eriksen. C'è anche il Manchester United nella corsa a Christian Eriksen, a caccia di una nuova squadra dopo i 6 mesi al Brentford. I Red Devils hanno individuato nel danese l'alternativa a Frenkie de Jong. Un ostacolo è rappresentato dal fatto che l'ex Inter vorrebbe un club che giochi la Champions League. Roma, ufficiale Matic. Nemanja Matic Roma, è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Il centrocampista serbo, secondo acquisto del club giallorosso dopo il portiere Svilar, è sbarcato nella capitale martedì verso le 10 prima di effettuare le visite mediche a Villa Stewart. Oggi invece la firma su un contratto annuale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus con opzione sul secondo, legata al raggiungimento del 50% di presenze nella prossima stagione. Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni, le prime parole di Matic. Burnley, compagnia è il nuovo allenatore. Vincent Kompany è il nuovo allenatore del Burnley. Lo ha annunciato il club inglese. L'ex difensore belga ha allenato l'Anderlecht nelle ultime 3 stagioni. Real Madrid, THOUAMENI ha superato le visite mediche. Aurélien Tchouaméni è atterrato a Madrid e ha già svolte le visite mediche. Il centrocampista francese classe 2000 è volato nella capitale spagnola direttamente da Parigi, dove ieri ha disputato il match di Nations League perso contro la Croazia. Tchouaméni arriva dal Monaco per 80 milioni di euro più 20 di bonus, manca solo l'annuncio ufficiale e la consueta presentazione ai media assieme al presidente Florentino Perez. Napoli, OSTIGARD erede di Koulibaly. Leo Stigar è stato scelto dal Napoli come erede di Koulibaly, sia nel caso in cui il franco senegalese partisse in questa estate o comunque in prospettiva. Il DS Giuntoli tratta con il Brighton, che chiede 6 milioni più bonus mentre il Napoli ne offre 4 più 1. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Ascoli, Christian Bucchi è il nuovo allenatore. Christian Bucchi è il nuovo allenatore dell'Ascoli. Il club marchigiano comunica di aver raggiunto l'accordo con l'ex attaccante per un contratto di 1 anno. Bucchi è una vecchia conoscenza del calcio ascolano, squadra in cui ha giocato nelle stagioni 2004, 2005 e 2008, 2009 in Serie B. Il tecnico è reduce dall'esperienza in Lega Pro alla guida della Triestina, con cui ha ottenuto la qualificazione ai play-off. Belotti ha deciso, lascia il Torino.
Secondo Tutto Sport, Andrea Belotti ha comunicato ai compagni di squadra che lascerà il Torino, in scadenza di contratto a fine mese, l'attaccante ora è in cerca di una nuova squadra. Tra i sondaggi, anche quelli di Fiorentina e Monza.